Un'offerta arricchita e potenziata è quella che caratterizza la riapertura degli ambulatori della ginecologia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dopo la fase acuta del Covid. La donna viene, con i servizi presenti negli ambulatori della struttura di Viale San Francesco, accompagnata da esperti, dall'adolescenza, quando inizia cioè a confrontarsi soprattutto con i problemi della contraccezione, fino alla menopausa. Noi vorremmo tanto che si ritornasse ai tempi anti-Covid, perché noi eravamo anche favorevolissime alla presenza del partner in sala parto durante gli ultimi momenti del travaglio. Purtroppo il Covid ci ha veramente distrutto tante cose belle che stavamo facendo. Però speriamo, insomma, di recuperare in breve tempo, appena sarà possibile, per cui questo percorso poi diventerà più completo alla fine, perché è pure giusto che un padre, insomma, capisca bene, partecipi a questo evento così particolare della vita. Fortunatamente stiamo riuscendo a riaprire di nuovo gli ambulatori e anzi li abbiamo arricchiti. C'è stato questo lungo lockdown anche per la salute di tutti, soprattutto per le donne, e noi vogliamo recuperare un po' il tempo perduto. Mi fa molto piacere informare le nostre donne, le donne del territorio, o di tutte le donne da dove vogliono venire, per noi va bene comunque, che noi abbiamo riaperto gli ambulatori in modo tale che possiamo accompagnare la donna, non dico quasi forse per tutte le tappe della vita, perché abbiamo riaperto l'ambulatorio di ginecologia a cui si può afferire sia dall'adolescenza, quindi anche col problema della contraccezione, fino alla menopausa. Abbiamo riaperto gli ambulatori per la gravidanza a rischio e per la gravidanza fisiologica a termine, per le donne che sono state seguite altrove e che però vogliono partorire nel nostro ospedale. Abbiamo riaperto la diagnostica prenatale, quindi le ecografie, anche le morfostrutturali. Stiamo incentivando molto l'ambulatorio di isteroscopia. Abbiamo riaperto l'ambulatorio di colposcopia, di uroginecologia. Quindi, insomma, speriamo di coprire effettivamente tutto l'arco della vita della donna, dando un valido aiuto fin quando ci è possibile. Naturalmente dobbiamo essere aiutati in questo anche dalla popolazione. Stiamo riprendendo tutte le attività ordinarie, anche se ancora ci sono casi di contagio che cerchiamo ovviamente di poter contenere, appunto, con dei protocolli che tuttora riusciamo a mantenere vigenti.